ospice oncologico, siamo quasi addirittura d'arrivo, si parla del fine dell'anno per l'inaugurazione, ma i lavori sono a buon punto. Allora, come arriverà alla gestione di questa importante struttura che a livello regionale rappresenta un fiore all'occhiello, un unico punto di riferimento pubblico? Sì, questo è un salto in avanti di civiltà molto importante. La Regione Lazio da anni è commissariata, questo ha voluto destrutturare il sistema. Noi lo stiamo ricostruendo migliore di quello che c'era prima e mettere e realizzare un hospice per malati terminali pubblico in un luogo meraviglioso come quello che ospita qui a Civitavecchia è un segnale di civiltà, ma è anche una bella sfida. Lo possiamo fare perché abbiamo vinto la grande sfida del commissariamento. I conti sono in ordine, cominciamo ad assumere nuovo personale, cominciamo a stabilizzare i precari, abbiamo soldi per investire sulle infrastrutture sanitarie e quindi è importante l'hospice a Civitavecchia perché, ripeto, è una bella struttura pubblica all'avanguardia, ma anche perché è il risultato di tanto lavoro sull'efficientamento e sulla qualità delle cure. Quindi è un tassello molto importante. Costruiremo un sistema non uguale a quello di prima, perché quello di prima è fallito e non andava bene, ma migliore di quello di prima.